Che t'avevo detto, Giosuè? Una cosa eccezionale, eh? Che posto! Oh, andiamo, se no ci piegano il posto. Oh, siamo prenotati noi, eh? Due singole! Vieni. Oh, permesso? Eccolo qua, dov'è? Eccolo qua, vedi? Dormiamo qua, ci stringiamo, eh? Giosuè? Babbo, qua è bruttissimo, puzza, voglio andare dalla mamma. Dai, ci andremo, eh. Ho fame. Mangeremo. E poi sono cattivi, urlano. Urlano perché, il bello è grosso, un cane armato vero fa gola a tutti, sai, devono essere duri, Ma posso vedere la mamma? Quando finisce il gioco. E quando finisce? Bisogna fare 1000 punti. Chi fa 1000 punti vince un carro armato vero. Non ci credo, se lo danno la merenda. La merenda? La merenda. Ma stai chiedere, sono tutti amici qua, sai. Eccolo, guarda chi c'è, cosa? Bartolomeo. Bartolomeo, ti volevo chiedere una cosa, scusa. È già passato quello che dà il pane con la marmellata? Che miseria, si è fatto tardi per un secondo. Ripassa comunque, no? Per il secondo turno, ce la dà. Ripassa. Arton! Arton! Voi! Che ti sia venuto a allenare a Deutschsprich? Che ha detto? Cerca uno che parla tedesco, spiega tutte le regole del campo. Che sei al tedesco? No. Alles Herren, ich sage das nur einmal. Comincia il gioco. Chi c'è, c'è. Chi non c'è, non c'è. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden? Si vince a 1000 punti. Il primo classificato vince un carro armato, vero? Um zu arbeiten. Beato lui. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Ogni giorno vi daremo la classifica generale da quell'altoparlante là. All'ultimo classificato verrà attaccato con un cartello con su scritto asino, qui, sulla schiena. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Noi facciamo la parte di quelli cattivi che urlano. Chi ha paura perde punti. 3 Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? In 3 casi si perdono tutti i punti. Li perdono. 1. Quelli che si mettono a piangere. 2. Quelli che vogliono vedere la mamma. 3. Quelli che hanno fame e vogliono la merendina. Scordatevela! Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemand etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. È molto facile perdere punti per la fame. Io stesso ieri ho perso 40 punti perché volevo a tutti i costi un panino con la marmellata. Gehorsamkeit ist alles. Dal bigocche. Und noch etwas. Lui di fragole. Bei diesem Pfiff alles raus auf den Hof, aber schnell. Non chiedete i lecca lecca perché non ve li danno. Ce li mangiamo tutti noi. Antreten in 2 Reihe. Io ieri ne ho mangiati 20. Schweigt. Un mal di pancia. Jeden Morgen. Però erano buoni. Ist Appell. Lascia fare. So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimensionen des Lagers leicht begreifen. Scusate se vado di fretta, ma oggi sto giocando a nascondino. Ora vado, se no mi fanno tana. No, non mi chiedete niente a me, chiedete tutto a Bartolomeo, lui sa tutto, vi dice tutto lui, dopo ve lo dice anche a me che ha detto, 1000 punti. L'avevo detto, chi si diverte?